Siamo nei tempi, iniziato i lavori sulla pista che avrà un allungamento prima a 2000 e poi a 2200 metri, è in corso di assegnazione la gara per la progettazione dell'aerostazione commerciale, la regione sta lavorando per tutte le infrastrutture della viabilità, sono in corso gli espropri. L'amministratore delegato della GESAC, Roberto Barbieri, fa il punto sullo stato dei lavori nei cantieri dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, progetto che entro 2 anni contribuirà a creare il nuovo sistema aeroportuale campano, con un flusso di passeggeri previsto di 18 milioni l'anno, 11 a Capo Chino e 7 a Ponte Cagnano. E ora che con gli appalti si entra nella fase decisiva delle opere necessarie alla realizzazione del nuovo aeroporto, il prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha chiesto di sottoscrivere con GESAC un accordo di programma per garantire la massima legalità nella gestione dei finanziamenti. L'attenzione principale rispetto a questo protocollo di credibilità che abbiamo sottoscritto riguarda l'aspetto dei subappalti. Perché è chiaro che in un lavoro così importante ci sono tanti lavori collaterali che afferiscono in modo particolare, e questo è un aspetto fondamentale del lavoro per l'aeroporto al movimento terra, che è un settore particolarmente sensibile. E quindi noi siamo immediatamente pronti ad intervenire sia per quanto riguarda l'aspetto delle ditte, sia per quanto riguarda l'aspetto anche della presenza fisica delle persone sul cantiere.